Allora, innanzitutto grazie per essere intervenuti. Un ringraziamento particolare con Daniele, lo volevamo fare al tempo, perché quando è stata studiata questa mattinata abbiamo detto: caspita, se dopo c'è troppo sole verranno da noi. E allora abbiamo prenotato il weekend giusto col clima giusto. Abbiamo guffato un pochettino. Una nota di cronaca: non abbiamo nessuno sponsor di telefonini, quindi vi pregherei di togliere le suonerie, perché sennò dobbiamo fare il giochino poi a capire qual è, quale non è, chi suona e chi non suona. E quindi se li mettete almeno a modalità vibrazione, così la mattinata scorre via liscia. Niente, grazie ancora per essere qui con noi. Adesso io magari vediamo velocissimamente quello che sarà il programma della giornata, quindi dopo a brevissimo stiamo per iniziare il convegno, avremo l'intervento di questi relatori, che poi Daniele di Tecnosystem, che è l'ideatore della mattinata, ci andrà a spiegare, e poi dopo alle ore 12 il momento clou della mattinata, che è il ricco spritz buffet. Detto questo, buttato sull'ironico, Daniele, subito a te la parola per il saluto e per i convenevoli. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Mi rendo conto che è una domenica mattina di luglio, per cui vi abbiamo strappato dalle famiglie, ma il tempo, ahimè, era sfavorevole per andare a fare una scampagnata. Io sono, per chi non mi conosce, il titolare della Tecnosystem e ho organizzato questo convegno per fare un po' di chiarezza su quello che sono le nuove modalità del NET 2, visto che finalmente sono arrivate le chiavi pubbliche, sono state depositate e possiamo iniziare a fare tutto il processo necessario in tutto il 2015. Chiaramente l'idea era quella di avere vicino a me le aziende produttrici per darvi tutte le informazioni necessarie. Lascio subito la parola a Gigi Orzi della Bosch. Innanzitutto siamo qui perché dal 1° di luglio possiamo dire che è partito ufficialmente, finalmente, dopo vari rinvii, il progetto MCTC NET 2, o meglio l'introduzione del protocollo MCTC NET 2. Innanzitutto mi presento un secondo, io faccio parte della ditta Bosch Automotive da circa un anno e mezzo. Precedentemente ho fatto parte di SPX Italia e prima ancora di Tecnotest. Quello che volevo dirvi è questo: probabilmente molti di voi hanno sentito parlare già più volte di MCTC NET 2, perché ci sono state diverse partenze false, però per vostra conoscenza e per tranquillizzarvi un po', perché ritengo che alcuni di voi siano anche leggermente spaventati dall'introduzione del proprio centro nell'ambito del vostro centro di revisione, dell'introduzione del nuovo protocollo. Volevo tranquillizzarli sul fatto che a partire da questa settimana ci sono centri che stanno lavorando in MCTC NET 2. Questo grazie al fatto che finalmente il Ministero ha pubblicato le chiavi pubbliche, che vi spiegherò magari un po' più in dettaglio dopo cosa sono. Allora, innanzitutto siamo partiti, molti di voi immagino che siano partiti diversi anni fa con il centro di revisione, che è partito in prima istanza negli anni 97-96 e così di seguito. Sicuramente si ricorderà che il sistema era molto diverso. Man mano ci sono state delle evoluzioni, c'è stato l'MCTC. Che cosa ha fatto l'MCTC? Ha portato la vostra linea ad essere una rete di scambio dati. Tutte le attrezzature sono state collegate ai computer che avete nel centro, in modo tale da riuscire a collezionare tutte le informazioni derivanti dalle vostre apparecchiature. Precedentemente cosa facevate? Stampe allegate al referto complessivo, grandi fogli scritti a mano e via di seguito. Bene, da diversi anni state lavorando in questo modo. Forse molti di voi, per quanto riguarda le linee moto, non stanno facendo questa cosa. Sono ancora parzialmente scollegati, perché è ammesso, si può fare anche così. Tanti altri invece hanno già un sistema informatizzato che consente di inserire i dati una sola volta anche per le moto e di avere un riepilogo complessivo senza dover introdurre per ogni singola prova i dati. Però tutto questo ha ancora delle lacune per quanto riguarda il Ministero, ed è per questo che si sta parlando da anni di MCTC NET 2, perché l'amministrazione ha ritenuto opportuno
implementare nuove funzioni che consentano di arrivare a determinare un sistema che sia il più possibile simile per tutti voi. O meglio, si tende a cosa? A far sì che i centri di revisione lavorino tutti allo stesso modo, facendo le revisioni nei tempi giusti, con le modalità giuste, con utilizzando l'apparecchiatura nel modo giusto, corretto, previsto dalla normativa. La normativa prevede che ci siano dei flussi di prova, ossia delle sequenze che devono essere rispettate. Come sappiamo, non tutti le rispettano nel modo adeguato. Ci sono anche altre cose da tenere in considerazione. La possibilità di non avere la non garanzia che il mezzo che si sta controllando, o meglio che corrisponde alla targa che stiamo controllando, sia presente nel centro. Non c'è oggi questa garanzia. Ci sarà con l'MCTCN2. Non c'è la garanzia che i dati che escono dalle macchine, dagli macchinari, dagli analizzatori gas, centrafari, prova freni, siano effettivamente quelli calcolati, valutati, elaborati dall'attrezzatura, dal software che collega la vostra attrezzatura a tutto il resto del sistema. Cosa voglio dire? Garanzia che il mezzo sia presente nel centro. Come possiamo farlo? Nel sistema è stata implementata una webcam, un sistema di riconoscimento targa. Questo non garantisce che tutte le prove relative a quel veicolo, sia auto che moto, vengano fatte nel modo corretto, però garantisce una singola cosa, cioè il fatto che nel momento in cui avviene la revisione il mezzo sia presente nel centro. Poi vedremo nel dettaglio come deve funzionare questo sistema riconoscimento targa. Un'altra cosa è tutto il lavoro che è stato fatto all'interno del protocollo MCTCN2, ossia ogni singolo file che molti di voi conoscerà, avrà aperto, avrà visionato, dove ci sono per ogni stringa, ogni riga di comando, c'è una descrizione e un valore attribuito a questa descrizione. Vuol dire che però ogni valore nel protocollo MCTCnet 1, ma soprattutto nel 2, deve rispettare determinate caratteristiche e ogni riga ha le sue caratteristiche. Faccio un esempio: il valore dell'efficienza frenante deve avere un determinato formato, può essere solo numerico, non può contenere lettere, non può contenere decimali, un campo, è determinato tutto nel protocollo. Questo per far sì che non vi siano errori di formato. Ogni costruttore ha dovuto sviluppare il proprio software, il proprio sistema in modo tale da rispettare questi parametri. Ogni valore deve avere un formato specifico richiesto dal Ministero. Ogni software, Fabio stai attento là in fondo, ogni software deve rispettare il flusso di prova che è stato determinato nel protocollo MCTCN2. Dobbiamo seguire il percorso che ci detta il Ministero in modo tale da evitare che ci siano centri che riescano a manipolare i dati e a fare le prove in 5 minuti. Abbiamo fatto un sistema insieme al Ministero, collaborando con loro, tutti noi costruttori, per arrivare ad avere una uniformità nel fare le revisioni. Questo cosa fa? Sì, serve ad agevolare chi già lavora nel modo corretto, come ritengo state facendo voi. Cosa deve garantire MCTCN2? Abbiamo detto garanzia che il veicolo da revisionare sia presente nell'officina con riconoscimento targa, garanzia che tutti i rilevamenti strumentali previsti per il veicolo in esame siano effettuati, garanzia di un corretto utilizzo delle apparecchiature, quindi del rispetto delle sequenze di prova, del flusso di prova, e assegnazione di un esito e salvataggio dei dati parziali. Questa ad esempio è una novità. Il sistema innanzitutto adesso manderà
tutti i dati rilevati dalle attrezzature, non semplicemente ciò che è stato finora, i soli dati della targa, della data, del numero di immatricolazione, dell'omologazione. A Roma verranno mandati dei file completi con tutti i singoli dati rilevati dai vostri centri di revisione, compresa la foto rilevata dal sistema riconoscimento targa. Questa foto verrà inclusa dentro al file che noi mandiamo a Roma per ottenere l'esito. Questo file dovrà contenere per ogni voce il formato corretto, altrimenti non verrà accettato. Ci sono diversi indicatori che vi indicano dall'estensione .rev, che è quella corretta, cioè di un file che non ha nessun problema e viene inviato. Nel caso in cui c'è una revisione che è stata interrotta perché ci sono problemi di con l'attrezzatura di qualsiasi tipo, problemi di comunicazione con il CED, ogni singola casistica ha un suo specifico codice che viene scritto all'interno dei file. Questi file, a differenza di prima, non saranno più modificabili, editabili. Al loro interno il Ministero ha voluto che ci sia un codice di cifratura che è determinato appunto con il discorso delle chiavi pubbliche e chiavi private. Chiavi pubbliche sono dei codici che ogni costruttore ha fornito e pubblicato, ha fornito al Ministero e sono stati pubblicati. Ci sono dei controcodici privati che sono di nostra competenza, di ogni costruttore, che ha la facoltà di cambiare quando ritiene il caso di farlo, non è costretto periodicamente a farlo, ma nel caso lo ritenga necessario, per qualsiasi motivo, può farlo. Questi due codici fanno sì che in ogni file venga calcolata una stringa alfanumerica che va a determinare la bontà dei dati interni. Per esempio, se c'è un valore che risulta essere, che ne so, 0,1, il dato viene cambiato in 0,2, questo codice viene modificato dal sistema. Il PC stazione fa solo un controllo formale, quindi non si accorge che questo codice è modificato. Voi continuate la prova, la portate a termine, fate tutte le altre, magari avete modificato, hanno modificato la prima. Arrivato in fondo, il PC prenotazione fa un controllo di questi controcodici. Nel momento in cui si accorge che non sono uguali, annulla la revisione. Cioè quello che avete fatto ve lo scordate. Rimane archiviato comunque, ma non lo inviate a Roma perché c'è un problema all'interno dei file. E viene specificato, dicevo, con uno di questi codici identificati dalla normativa che il file è stato manomesso, modificato manualmente. Quindi i dati non sono arrivati dall'attrezzatura. Ok, altre novità che sono state introdotte con il sistema MCTCnet 2 riguardano appunto la volontà da parte del Ministero di avere tutti i centri allineati all'ultima normativa, cosa che negli anni precedenti non è stata propriamente così. Spesso si trovavano versioni diverse di software e di programmi sui vari centri, alcuni centri erano aggiornati alla 64404 per esempio, alcuni no. Queste cose non possono più succedere, quindi serve un allineamento per garantire che tutti stiano facendo le prove nello stesso modo, con gli stessi limiti. Se c'è una modifica di legge e una normativa, tutti devono applicarla dal momento in cui diventa vigente. È stato richiesto anche di rendere disponibili gli aggiornamenti ai clienti. Quindi ogni costruttore si è dovuto premunire nel mettere a disposizione sui propri siti i vari software da scaricare, lasciando al cliente la facoltà di farlo in modo autonomo oppure rivolgersi al rivenditore, cosa che consiglio perché l'aggiornamento si fa in qualsiasi modo, però può portare delle complicazioni, quindi se non siete degli esperti di computer, ovviamente lasciate questo lavoro a chi ha le competenze per farlo. Però c'è l'obbligo da parte del costruttore di rendere disponibile quello che è l'aggiornamento da fare nei vostri centri di revisione.
Un'altra cosa che il Ministero ha richiesto è quella di avere sempre la visione di ciò che è installato presso di voi. Quindi dobbiamo installare dei software, dei tool software che consentano a noi di raccogliere le informazioni su quali sono le versioni dei programmi che voi avete installato presso il vostro centro di revisione. Questa cosa è tutta trasparente, voi non ve ne accorgete, però è giusto che sappiate che c'è ed è richiesta dal Ministero dei Trasporti, non è un'invenzione nostra, dei costruttori. Stavamo parlando del riconoscimento targa. Questo sistema, che cos'è? Praticamente ogni veicolo, durante, non voglio anticipare troppo le cose perché poi ci sarà Michele Bertozzi, la Ritadama, che vi spiegherà nel dettaglio la prova, andrà a identificare quella che è la targa del veicolo. Ci sarà un riconoscimento durante la prova freni, sulla prova sull'asse posteriore, e ci sarà un abbinamento tra il software prova freni e il software riconoscimento targa, che dovrà elaborare in un determinato specifico tempo limitato l'esito anche di questa prova, che diciamo fa parte dei controlli visivi, però rientra all'interno del prova freni. Quando è che diventa obbligatorio? Diventa obbligatorio avere il sistema riconoscimento targa installato nel centro di revisione nel momento in cui si fa l'aggiornamento dell'attrezzatura. Faccio un passo indietro. Abbiamo detto che il 1° luglio si è partiti con la prima parte di MC-102, che riguarda fondamentalmente due cose: l'aggiornamento di due software, quella del PC prenotazione e quella del PC dei PC stazione. I costruttori hanno tempo, e quindi anche voi centro di revisione avete tempo fino al 1° novembre per effettuare questo tipo di aggiornamento. A partire dal 1° novembre, per la durata di un anno, dovrete aggiornare ogni singola attrezzatura che avete nel centro. Quindi a seconda della tipologia del prodotto e della marca del prodotto, ci sarà necessità di aggiornare o solo il software, in certi casi c'è da aggiornare anche l'hardware, in alcuni casi dove non è possibile fare l'aggiornamento richiesto da MC-102 potrebbe anche essere necessaria la sostituzione dell'attrezzatura. Dipende dalla tipologia della marca di prodotti che avete. Dovete contattare il vostro rivenditore e vedere con lui come aggiornare tutta l'attrezzatura che avete nel centro di revisione. Torniamo alla prima parte, PC prenotazione e PC stazione. O meglio, vi dicevo che il riconoscimento targa fa parte della seconda, cioè quando si va a fare l'aggiornamento dell'attrezzatura, che dovrà essere effettuato entro la fine del mese in cui decorre la verifica periodica della vostra attrezzatura. Possibile che ci siano date diverse, se non sono allineate le date di scadenza potreste avere delle date diverse sui vostri strumenti, nel vostro centro, per cui man mano dovreste aggiornarli, però avete tempo fino alla fine del mese. Per esempio, se vi scade l'anno prossimo in marzo, i primi di marzo, avete tempo fino alla fine del mese di marzo per poter aggiornare tutta l'attrezzatura. Mentre, ripeto, fino al 1° novembre 2014 avete tempo per aggiornare PC prenotazione, PC stazione. Contestualmente all'aggiornamento MC-102 e all'inserimento del riconoscimento targa, che riguarda MC-TCnet, vi ricordo che riguarda soltanto autoveicoli per il momento e autocar fino a 3,5 tonnellate. Per quanto riguarda le moto, voi state lavorando con un sistema che non è MCTC, non è mai stato definito dall'amministrazione. Verrà, o meglio, è stato definito e verrà introdotto a partire da MCTCnet2, con MCTCnet2. Quindi anche le linee moto che attualmente state utilizzando, che abbiano tutta l'attrezzatura scollegata o collegata, non importa, a partire dalla verifica periodica dovranno essere integrate nel sistema, quindi la strumentazione dovrà essere collegata e i software devono far parte del sistema completo MCTCnet2 e rispettare il protocollo MCTCnet2.
Buongiorno, mi presento, sono Venturini, ero il responsabile del controllo ai centri di revisione della Polizia Provinciale di Milano. Da stornato in pensione mi sono messo da parte. Le domande voglio fare, visto che precedentemente alle MTCnet 2 e ancora tuttora le magagne che escono quando andiamo a fare il controllo sono principalmente una, i giri motore quando non vengono accettati per qualche motivo, non funziona il contagiri, magari non funziona veramente, ma molte volte non viene fatto funzionare apposta, vengono inseriti a mano con la dicitura contagiri non funzionante, valore inserito prendendolo dal contagiri del veicolo. Sapete benissimo che soprattutto con i motori diesel è fondamentale avere il numero di giri legato alla prova per l'opacità. Ultimamente ci sono i veicoli di FAP, sono bassissimi, ma i vecchi fanno molta fatica. Quindi cosa succede? Che spesso i centri revisione fanno la furbata, mettono inserito a mano, fanno la prova a 1000-1200 giri, quando deve essere fatta a 3500-4000 qualcosa, dipende da come il valore dei giri per il K. Quindi in questo caso, dovesse non funzionare, come si procederà? Poi c'è anche un'altra cosa, le sonde termometriche probabilmente verranno abolite con MTCnet 2, probabilmente perché ancora non c'è la certezza. Qualora non funzionasse la sonda termometrica, chiaro, sarebbe il male minore, perché basta far partire la ventola del motore, vuol dire che la ventola di raffreddamento del motore ha raggiunto la temperatura e sicuramente se il limite è dentro, al motore, anche col motore freddo, anche se lo si fa partire il motore freddo, il motore caldo, ancora maggior ragione, la prova è ancora più valida perché abbasserebbe il valore dei fumi. Ma in questi casi, come si comporterà il MTCnet 2? Grazie. Allora, innanzitutto faccio un piccolo flash, perché poi dopo nei dettagli ci si entra dopo, ci sarà anche un video su come vengono eseguite le prove. Però di fatto è vera la difficoltà sui giri motore, sono state tutte prese in considerazione queste cose sulla esperienza dei centri di revisione negli anni e le casistiche che sono uscite. Quindi con MCTCN2 si è cercato, probabilmente anche questo è il motivo per cui ci si è messo tanto tempo per arrivare alla definizione, si è cercato di ovviamente coprirle tutte. Rimane il fatto che può essere che ci siano contagiri che non rilevano in modo corretto i giri su un veicolo. Ovviamente sono certo al 100% che ogni costruttore in questi anni, del resto come abbiamo fatto anche noi, ha sviluppato soluzioni nuove in modo tale da agevolare il più possibile i clienti finali, i centri di revisione. Però può succedere che un mezzo sia o per errore o per difficoltà dello strumento, perché possiamo arrivare al 95% di copertura, 98%, ma ci sarà sempre quella percentuale, quel veicolo che non si riesce a fare o quei due veicoli che non si riescono a fare. In quel caso la normativa prevede comunque che ci sia l'inserimento manuale, quello sì, però cosa succede? Prima di inserire i giri manuali, cosa che adesso è possibile fare immediatamente, verranno inseriti dei tempi di attesa, dei tempi di attesa che tutti devono rispettare prima di inserire nelle varie, anche in altre prove, dei dati manualmente. Quindi si è cercato di limitare, ovviamente i costruttori da un lato hanno cercato di sviluppare la tecnologia per migliorarsi, per migliorare la condizione di lavoro di tutti, ma dall'altra parte si è cercato di uniformare la modalità di prova, quindi non ci si riesce a ottenere i giri, non li metti subito, devi aspettare 120 secondi se non ricordo male. Quindi questa è la metodologia che viene applicata durante MCTCN2 per tutte le singole prove. Vediamo cosa mi sono dimenticato. Sì, fatto benissimo. Allora, esatto.
Stavo dicendo che ci sono già dei centri di revisione che stanno lavorando in MCT Cinet 2, dove appunto abbiamo aggiornato la parte PC prenotazione e la parte PC stazione. Che cosa cambia per voi dal punto di vista lavorativo? Veramente, per quanto riguarda la gestione delle prove, veramente poco, perché tutto quello che serve è nascosto, è all'interno dei file, è tutto incasellato in modo tale che il centro di revisione non abbiano troppe indecisioni, perché non sanno che cosa devono scrivere. Cioè il formato di quella voce è determinato, potete scegliere da una tendina e inserire il campo che serve. Quindi diciamo avete il percorso lavorativo segnato, dovete solo seguirlo, non ci sono degli stravolgimenti. Per fare gli aggiornamenti, quando vi interessa farlo, innanzitutto il suggerimento è quello di non aspettare l'ultimo giorno, perché siete 7.400 circa centri in Italia. Quanto? 7.800. Non si possono aggiornare tutti nello stesso giorno. Ci sono diversi costruttori, stanno applicando diverse strategie in modo da aggiornare con tempistiche diverse durante tutto l'arco di questi mesi i PC prenotazione e PC stazione, in modo da arrivare tutti ad avere l'aggiornamento prima della data di scadenza. Una delle cose importanti per quanto riguarda il centro di revisione è di stampare il nuovo registro delle revisioni e di farlo vidimare. È un registro di 200 fogli e dovete farlo vidimare presso gli uffici preposti prima di cominciare di fare l'installazione del PC prenotazione, perché a partire da quella poi dovrete usare il nuovo registro. Questo l'ho già detto, riguarda quello che chiamiamo tra virgolette step 2, cioè la fase 2 di MCT Cinet 2, riguardo le attrezzature, partirà dal 1 di novembre 2014 fino per un anno al 2015, e quelle sono le tempistiche. Ecco, qui ho elencato brevemente quali sono le principali differenze tra PC prenotazione Net 1 e Net 2. Obbligo di eseguire la stampa giornaliera del registro revisioni, obbligo di effettuare il backup giornaliero della cartella MCTC su supporto alternativo al PC dove risiede la cartella stessa. Cosa vuol dire? Che i dati in MCTC, ci sono tutti i dati, c'è l'archivio delle revisioni finite che dovete ogni volta salvare su un PC diverso o su un dispositivo di archivio diverso da quello che è il PC prenotazione stesso. Questo per garantire che durante l'ispezione da parte delle persone preposte non ci sia il rischio di perdita di dati. Tenete presente che comunque ogni revisione viene anche inviata a Roma, però c'è anche un archivio locale da mantenere. Cosa c'è da dire sul discorso dei file? I file che vengono inviati a Roma sono di formati diversi, o meglio, il file rev abbiamo detto, mi spiego meglio, il file rev è quello completo, quando una revisione, che sia un esito positivo o negativo, risulta con questa estensione e quindi è conforme, si può mandare a Roma per ottenere l'etichetta che sia negativa o positiva. Ci sono poi dei file che vengono definiti con estensione .sav. Questi sono i file parziali, cioè quando andrete a fare revisioni nel sistema MCT Cinet 2 avete l'obbligo di terminarle, definire un esito entro la giornata lavorativa. Se una revisione viene interrotta o non completata, comunque l'esito viene definito anche con la non totalità dei file o delle prove fatte, sarà ovviamente negativa, però viene comunque sempre archiviata. Dove scrivo maggior numero di dati tecnici del veicolo necessari per la prenotazione, in realtà non è così vero, cioè i dati erano già tutti presenti anche nel sistema precedente, è che si deve cominciare dal PC prenotazione a inserirli per la maggior parte. Dopodiché avete anche la possibilità, il tecnico ha la possibilità di completarli sul PC stazione, ma la differenza è che non potrete più inserire nessun dato relativo alla, per esempio il limite K,
dovete inserirlo prima che di avviare la prova di opacità. All'interno di ogni singolo modulo che viene definito dalla normativa DIR o rete, cioè il software che gestisce direttamente l'attrezzatura, non potrete più inserire queste cose, devono essere fatte a priori. PC stazione invece, differenze, se non fatto prima nel PC prenotazione, viene fatto nel PC stazione, c'è l'obbligo di inserire i chilometri percorsi dal veicolo. Stessa cosa per i dati tecnici del veicolo, come ho già spiegato. Ci sarà l'obbligo di specificare le misure, il modello dei pneumatici e l'altezza del battistrada. Una delle novità del sistema MCTCnet è che viene generato un nuovo singolo file che si chiama .gom, all'interno del quale ci sono scritti i dati specifici dei pneumatici, dell'asse anteriore e dell'asse posteriore, compreso il valore del numerico della misura del battistrada. Necessaria conferma di ogni sezione relativa ai controlli visivi, quindi avete presente che le ispezioni visive sono suddivise in sezioni, dovete compilare i vari campi e dovete per ogni sezione confermare la vostra emissione. Obbligo di confermare i singoli esiti delle prove relative ai motoveicoli, fin tanto che tutto il sistema non sarà aggiornato da MCTCnet 2, dopodiché ovviamente sarà automatizzato come per le auto. L'ultima riga riguarda soltanto il discorso nel periodo intermedio dell'aggiornamento. Entriamo un attimo nel discorso rete scan. Più avanti vi farò vedere anche delle foto, degli esempi di riconoscimento targa che stiamo effettuando presso un nostro centro pilota. Sono alcuni mesi che il sistema di riconoscimento targa è installato e poi vedremo di discutere un po' queste foto per commentarle, e poi verranno anche descritte nel video successivo. Ecco, qui ad esempio spesso mi viene posta la domanda: dove posso installare la telecamera, come la posso installare? Qui ho preso a riferimento i dati della telecamera che fornisco io, del sistema telecamera che fornisco io, perché ricordatevi che il sistema telecamera è un sistema che comprende per il Ministero come definizione software e hardware, non è la sola telecamera, è l'insieme delle due cose. Il numero di serie del sistema di riconoscimento targa è composto da due numeri di serie, uno del software e uno dell'hardware. E come accompagnamento al sistema c'è una scheda tecnica, non un libretto metrologico, perché non ha bisogno di vidimazione periodica annuale, semplicemente una verifica iniziale da parte del costruttore. Quindi il sistema telecamera non ha necessità di avere la vidimazione successiva negli anni. Comunque questo sono le misure, diciamo, le distanze ammissibili da omologazione consigliate per il sistema riconoscimento targa. Per esempio il sistema auto ha una distanza minima di 2 metri e una distanza massima dalla targa di 17 metri, con l'inclinazione, vedete, 45% da una parte o dall'altra. In base a queste misure voi potete determinare dove posizionare nel modo corretto la telecamera, per lasciarla poi posizionata lì e non muoverla più possibilmente. Per le moto invece c'è la distanza minima che può andare da 1,20 m fino a una distanza massima di 10 m. Nel caso di linee universali auto e moto, la distanza tiene conto dei precedenti limiti, quindi la minima è 2 m e la massima 10 m. Di fatto la zona grigia è quella relativa all'automoto come distanza minima e massima e anche come inclinazione. Per quanto riguarda invece l'altezza da terra minima e massima, lì vedete i valori per quanto riguarda ovviamente i dati che ho io nella nostra telecamera. Per altre possono essere variabili o simili, insomma. Comunque normalmente le distanze dovrebbero essere queste. Per quanto riguarda sempre l'installazione, dobbiamo tener conto del fatto che devono essere posizionate delle linee di demarcazione, come vedete lì in figura. Questo è un esempio di auto, di banco auto. Qui ci sono le distanze
in cui dovete porre queste linee di demarcazione, perché come c'è scritto nella prima frase, l'immagine fotografica dovrà essere tale da visualizzare almeno parte di una linea di demarcazione, una delle due, parte del banco prova freni e tutta la parte posteriore del veicolo intesa nella sua larghezza. Quindi per la larghezza massima dei veicoli è 2,55 m, per le moto 1,60 m. Di conseguenza abbiamo queste misure richieste dal Ministero come da mettere in evidenza accanto al banco prova freni. Sulla vostra sinistra è il lato di ingresso al banco prova freni, quindi in questo caso le linee vanno poste da questa parte perché il riconoscimento avviene sulla targa posteriore. Per le piastre allo stesso modo si parte da una linea di marcazione che parte dal centro della lunghezza del banco verso la parte posteriore. Nel caso ci fossero sistemi di acquisizione riconoscimento targa e finora omologati non ce n'è, che acquisiscano anche dalla parte anteriore la targa per gli autoveicoli, le linee di demarcazione vanno poste sia davanti che dietro allo stesso modo, in modo simmetrico rispetto all'asse del banco. Caso di linea moto, allo stesso modo le distanze, le misure sono diverse, ma il principio è il medesimo, è lo stesso. Dopodiché l'installazione, adesso non entriamo nel dettaglio di questa slide, però l'installazione della telecamera può avvenire in diversi modi. Il software della telecamera deve essere installato su un PC stazione o su un PC specifico per il sistema riconoscimento targa. Ci sono varie indicazioni per usare il sistema di riconoscimento targa con il banco prova freni configurato in modalità DIR o rete, però queste cose sono dettagli tecnici che vedrete poi in fase di installazione insieme al vostro rivenditore. Parliamo un po' degli esempi che secondo me mi interessano di più di tutto il resto, di come avvengono i riconoscimenti targa. Questo è un esempio di riconoscimento non corretto. Attenzione, vi faccio vedere alcuni esempi. Molti sono negativi, perché bisogna capire quali sono quelli negativi principalmente, ma la percentuale, bisogna vedere la percentuale sul numero fatto. Qui ci sono 10 slide, forse meno, una decina, su una percentuale di 700 scatti, di cui rimanenti 690 positivi. Allora, vediamo un po' questo riconoscimento targa, per esempio. Una cosa da dire: ovviamente il centro di revisione che sta usando questo sistema lo sta utilizzando in modo trasparente, non si accorge di niente perché sta usando il software che molti di voi probabilmente stanno usando con quel tipo di banco, se avete quel tipo di banco. Non c'è niente che viene mostrato a video, per cui non sanno bene cosa acquisisce il sistema. Di conseguenza qui hanno fatto una frenata sulle piastre, hanno già inserito la retromarcia per fare la prova del freno di stazionamento, per uscire dalle piastre e rilanciare la macchina. Probabilmente quel fascio luminoso della luce della retromarcia ha compromesso l'esito del riconoscimento targa. Questo invece è un esempio di riconoscimento corretto. Questa è l'immagine che viene salvata e memorizzata. Una cosa da dire: le immagini vengono salvate in un file specifico che si chiama .fot, brutto nome, ma .fot. Questo file viene poi, come vi dicevo prima, inserito all'interno del file dei risultati totali. Il file non è visibile in questo modo, la foto è cifrata, quindi aprendo il file non vedete questa foto. Però a Roma c'è un sistema di decodifica che consente a chi è a Roma, che ha accesso all'archivio, di visionare la foto. Se la foto che viene scattata è di dimensioni, il file è di dimensioni troppo grandi, superiori a 70 kilobyte, il MCTCnet 2 richiede che questo file venga compresso maggiormente in modo da ridurre le dimensioni,
finché non si raggiunge il limite richiesto dalla normativa. In questo caso esiste un altro file che è il file .im, che sta per immagine, che è la prima foto scattata. Quella deve rimanere in archivio almeno 3 anni e viene salvata come tale, perché deve far fede la foto che è stata scattata in origine. Dopodiché viene compressa per evitare di mandare dei pacchetti di dati al CED troppo grandi e evitare quindi dei problemi dovuti alla comunicazione e al flusso dei dati. Però l'immagine prima, il primo fotogramma scattato, positivo o negativo che sia, viene comunque archiviato per 3 anni nel vostro archivio locale. Qui ovviamente è chiaro, la targa non compare completamente, non c'è la totalità della larghezza del mezzo, il banco è parzialmente compreso, questa cosa andrebbe bene, ma il mezzo non c'è, la targa non c'è, quindi ovviamente la targa è, il risultato è negativo. Non ci sono le linee di demarcazione qui perché ancora non le abbiamo messe, però dovrebbero comparire, ne basta una, quindi questa sul lato destro sarebbe visibile, quindi potrebbe andare bene. Stessa cosa per questa targa, posizionamento non errato, in questo caso c'era stessa cosa anche qui. Ecco, questo è interessante perché abbiamo un mezzo dove c'è questa targa, vedete il simbolo di percentuale là in alto nella, tra parentesi, quando i caratteri della targa non vengono letti il software deve porre questo carattere di percentuale. In questo caso non è stato letto nessun carattere. Ma il motivo è evidente, penso, no? Quella macchina non può circolare così. Quindi, in questo caso, la prova è negativa. La revisione non passa. Qui un altro esempio di nessun dato rilevato, ma come vedete la foto è stata scattata quando la macchina già era in retromarcia. Qui siamo a Modena, quindi i mezzi come questi ci sono. E di conseguenza tutto offuscato, non si riconosce nulla. Qui qualcuno mi dica come ha fatto la prova, non lo so, penso che anche i valori di frenata non siano stati rilevati in questo caso. Passiamo alle moto. Ecco, diciamo che sulle auto effettivamente dei grossi problemi non ce ne sono. Avete visto quali sono i casi negativi? La targa non era contenuta completamente nella foto. Ovviamente il sistema di riconoscimento targa non può riconoscere una targa che non è presente nella sua totalità, ma è solo in modo parziale. Nell'altro caso era coperta, in un altro caso c'era il riflesso di una luce della retromarcia, ci può essere un riflesso della luce che entra nell'officina. Solo ogni installazione sarà un po' un caso a sé, ma in fase di installazione e di taratura il sistema che consente di riconoscere auto, moto, 3-4 ruote come targhe che hanno dimensioni e caratteri diversi deve essere posizionato in modo corretto e magari si dovranno trovare delle soluzioni per quanto riguarda eventuali problemi di illuminamento eccessivo. Magari avete il banco prova freni posizionato in un modo tale che in prossimità della porta dell'officina, in officina nell'ingresso cade il sole per un certo orario in un modo che potrebbe dare fastidio. Quindi bisognerà trovare alcuni accorgimenti per risolvere il problema. Però, ripeto, ogni centro è un caso a sé. In linea di massima noi dobbiamo tenere presente le distanze che vi ho detto prima. A seconda del tipo di sistema riconoscimento targa che andrete ad acquistare dovrete vedere con il costruttore che caratteristiche può garantirvi. Per quanto riguarda invece le linee moto ci sono state maggiori difficoltà dovute a che cosa? Lo vediamo. Scusa Daniele, quella di prima? Corretta, bene. Ecco, in questo caso qui ci sono problemi dovuti allo sfondo della targa, alla cornice, troppo vicina ai caratteri. In questo caso non abbiamo ottenuto il riconoscimento targa, però in questo caso abbiamo trovato il motivo durante i test
che possiamo della causa del problema e abbiamo implementato una soluzione. Però il fatto di avere le cornici delle targhe molto vicine ai caratteri vi boccerà il riconoscimento targa, perché il sistema non è più in grado di riconoscere per esempio la lettera M come tale, perché si sovrappone, si mischia con altre linee e di conseguenza il sistema, che non è la mente umana ma è un software collegato a un hardware, non è in grado di rilevare in modo corretto. Quindi la domanda è: i portatarghe sono quelli omologati? Sono quelli corretti? Ne stiamo discutendo col Ministero, perché questo è un problema piuttosto serio, perché ci sono stati diversi casi, che vedremo anche dopo, dove c'è questo inconveniente. Questo è uno di questi. Per esempio la M, vedete che c'è la vite molto vicina. Questo fa sì che crea delle difficoltà nella lettura, alcuni caratteri vengono riconosciuti ma altri no, e sono sempre quelli in prossimità di qualche problema. Avanti. Questo, adesso sto facendo vedere i casi negativi, non spaventatevi, però sono tutti legati alla stessa motivazione. Andiamo pure avanti. Questo, vedete come la M è molto confusa con la linea e il contorno della targa, quindi non è possibile riconoscere i dati. E in questo caso, evidente, la targa è leggermente inclinata. Questo fa sì di non ricevere delle lettere a casa, ha salvato anche me in passato, ma non va bene, non è più accettato. Quindi queste targhe devono essere riposizionate con l'inclinazione corretta.